Devo puntarlo no, verso di qua. Vabbè. Ok, così. Sì, sei sicura che perfetto, ci siamo. Buon pomeriggio a tutti. Io sono. Presenti Rachele, io non ti ho presentato. Ecco, no, se mi presenti è sempre meglio, sono più contenta. Allora, Rachele è una delle persone più appassionate che trovate in Italia nel mondo della rete. Sapevo che c'ho sempre il mio guadagno. Si occupa a tempo pieno, diciamo anche fuori da qualsiasi orario di lavoro, di social caring per 3 Italia, per H3G, di cui ormai è, diciamo, la persona un po' di riferimento da diversi anni, e poi è anche molto attivo a livello personale, collabora con alcune riviste online, ha trovato alcuni suoi articoli su vari magazine online, ed ho, quindi siamo molto fortunati di averla qua, insomma, secondo me. Quindi ascoltatela con attenzione. Non a caso ho detto questo, perché parole troppo buone, decisamente troppo buone. No, io ringrazio assolutamente per la splendida presentazione, ma vorrei partire appunto dalle ultime parole di Paolo, del collega splendido Paolo Fabrizio, una sorta di miele per le mie orecchie, aiuta, assisti per vendere, se ricordo bene, citando a memoria in questo momento. Come vedete, oggi parliamo, in questo momento, in questi pochi minuti, del ciò di cui appunto benissimo abbiamo appena detto e di ciò di cui perfettamente abbiamo discusso tutta la mattina. Social care, social, come dico io, social customer care, social customer service, quanto è bello, quanto è meraviglioso, l'utilità anche dal punto di vista dei guadagni, però andiamola a vedere meglio. Ecco, partiamo da qui. Vuoi vendere? Aiuta. Sell, help. Social media ROI nel social media marketing è responsabilità. Che intendo con queste parole un po' criptiche? Che social media ROI nel social media marketing, e quindi anche nel social service, nel social customer service, è un fatto a mio avviso di cuore, di responsabilità. Che tu agisca, cioè, mettendoci cuore, appunto, responsabilità. Risultando, come non a caso si diceva un attimo fa, utile, e con ciò vendendo. E attenzione, oggi, domani e sempre, cioè non soltanto staccando le cedole adesso di qui alla prossima settimana o al prossimo fine mese, ma a lunga durata. Sell, help, come riassunto in un hashtag, come si usa fare oggi. Social care. Ecco, perché vedete, questo a mio avviso è social care, social customer care. Una utilità per te, per questo orsetto che chiede aiuto, utilità per te, volutamente in un doppio senso che vedremo, che vende e fa vendere, anche appunto come social customer care. Anche in banca, nel social banking. E se tutto questo ci porta pure i dollari, diciamo così, cioè se fa vendere, allora è un happy queen, è un caso, bisogna brindare. Ma vediamo un attimo con attenzione, domandiamoci, ne siamo certi? Cioè siamo certi che tutto questo bellissimo discorso assolutamente teorico stia in piedi? Anche quello, e soprattutto quello che vi ho appena fatto io. Oppure vale questo che vediamo qui? Vale ancora questo tunnel nel quale forse stiamo? Cioè, siamo sicuri, amici, colleghi, che quando parliamo di ROI, di Return on Investment nel social media marketing, e voi ne parlate molto meglio di me, siamo consapevoli di ciò di cui parliamo, o forse ancora questo sconosciuto? Cioè, sappiamo rispondere o no a queste tre domande? Esiste il ROI, il vero ritorno attraverso l'utilizzo dei social media per il business? Come lo otteniamo e come lo misuriamo? Parliamoci chiaro. C'è chi dice, per esempio, no, che non esiste assolutamente nulla di simile, che al massimo si può parlare di business ROI.
E c'è chi invece, come Olivier Blanchard, vedete qui il suo libro, ci intitola appunto Pubblicazioni, copertine, ne è diventato guru nel proprio settore, ne ha fatto un business appunto. La risposta di Eric Wallman, addirittura da Socialnomics del 2011, è stata molto semplice. The ROI of social media is your business will still exist in 5 years. Cioè, se il tuo business sarà ancora qui di qui a 5 anni, allora sì, beh, vorrà dire che il ROI l'hai ottenuto, che evidentemente hai anche saputo ottenerlo e probabilmente l'hai anche misurato. Andiamo a vedere qualche esempio intanto in diretta dagli Stati Uniti di 3 brand che storicamente hanno dichiarato di aver raggiunto effettivamente una buona revenue attraverso l'utilizzo dei social media. Coffee Grounds, per esempio, utilizzando Twitter come canale di vendita diretta, ha dichiarato di aver ottenuto un aumento del 20-30% nelle vendite. Ancora di più Vitabiotics, con un fatturato di oltre 80 milioni di dollari annui, ha dichiarato di aver risparmiato 100.000 dollari utilizzando le proprie piattaforme social come Facebook e Twitter come piattaforme di research marketing, sostituendole ai tradizionali sondaggi e così risparmiando. E ancora Jimmy Choo, geolocalizzando i propri store, ha potuto comprendere evidentemente meglio gli interessi della propria clientela ed ha aumentato, quindi targetizzando meglio le vendite, del circa il 33% le vendite ad esempio delle proprie sneaker. Andiamo a vedere però un caso più nel dettaglio, quello di KLM, analizzando in brevissimo strategie tattiche del suo social customer caring. Un caso, se ne potrebbe parlare a lungo, qui mi limito a 3 livelli fondamentali del suo social care, della sua attività di social customer caring. Partendo dal primo livello, anche in ordine cronologico, il ciò da cui è partito tutto. Crisis management, uno dei casi peggiori, chi fa questo lavoro lo sa, una sorta di incubo, la prima volta credo non si scorda mai, no? Quando ci si ritrova. Bene, un bel giorno KLM, compagnia che ben tutti conoscete, si sveglia durante i mondiali e pensa bene di uscirsene con un meraviglioso tweet a seguito della partita Messico-Olanda, vinta appunto dall'Olanda, sconfitta del Messico, adios amigos. Apriti cielo, 90.000 replies, il 70% negative, come quella che intravedete qui nella slide, e però per fortuna l'azienda risponde benissimo, con un'ottima gestione della crisi. In altre parole, non si tira indietro, appunto risponde a tutti, ammette l'errore, si scusa, cerca di replicare con cordialità e amicizia e ci riesce. E proprio da qui parte la consapevolezza, quel cambio di mentalità verosimilmente di cui parlava benissimo Paolo poco fa, che fa sì che parta appunto l'attività in generale di social customer caring vero di KLM, che infatti si sviluppa subito al secondo livello del live reply. Qui vediamo la cover social di KLM che parte con una immediata call to action al cliente, question or request, e il cliente social si vede immediatamente coinvolto perché gli viene detto 7 minuti di attesa, tu sai già quanto tempo stimato hai di attesa per la gestione della tua richiesta e il counter viene aggiornato ogni 5 minuti, quindi non ci sono pericoli di sbagli. Terzo livello, anche qui mi collego a quanto detto poco fa, quello più importante poi a lunga durata è il social care proattivo. Si dice prevenire è meglio che curare, perché aspettare che il cliente manifesti i suoi bisogni? Preveniamoli, no? Cerchiamo di capirli prima. Ci sono le piattaforme social apposta per capirli, basta drizzare l'orecchio ed è quello che è stato fatto con l'introduzione di strumenti, ad esempio di social payment, che si era ampiamente capito che gli utenti volevano, a fronte di un investimento di circa 3.000 euro stimati. I nostri amici di KLM hanno potuto dichiarare un aumento, anzi, perdon, non tanto un aumento, proprio una media, diciamo, di 80.000 euro di vendite a settimana.
da qui altre iniziative come ad esempio il Meet and Sit o il Trip Planner, cioè l'organizzazione del proprio viaggio a livello social, condividendolo con i propri amici o contatti di Facebook o Twitter laddove facessero lo stesso tipo di viaggio, e quindi la possibilità ad esempio di sedere accanto a un amico social, di condividere i momenti del percorso con lui. E poi ciliegina sulla torta, KLM Surprise, la sorpresa donata dall'azienda al cliente al momento del suo arrivo in aeroporto, sorpresa che veniva creata e realizzata sulla base degli interessi captati naturalmente dai profili social degli utenti e dell'esperienza di viaggio che questi avrebbero dovuto affrontare. Risultato? 25 milioni di ricavi. 150 social media customer service agents hanno generato questo tipo di revenue nel 2014, e se consideriamo che i costi stimati per l'operazione sono stati di circa 6,9 milioni di dollari, ecco appunto, i conti si fanno presto. Insomma, altro valore importante da tenere presente: una media di 100.000 euro di vendite a settimana nelle vendite dirette su social media. I numeri parlano da soli in questo caso, ma anche qui, pur avendo visto, diciamo, pur essendoci un po' chiariti, forse speriamo, i concetti principali per quanto al volo, chiediamoci, abbiamo visto appunto l'esempio meraviglioso di KLM, ma che cos'è alla fine questo ROI, al di là del numeretto poco fa visto, che comunque già basta, credo, a illuminare gli occhi di molti. Ecco, alla base di tutto questo, e quindi prima ancora di quel numeretto, tra quelle attività di social caring e il raggiungimento del numeretto, ci sta questo concetto che per me è irrinunciabile. Dopo lunghi anni di sofferenza ed esperienza posso dichiararvelo col sangue. ROI, no, naturalmente la mia vision, quindi a disposizione per la discussione, ma ROI a mio avviso è, significa, comporta responsabilità, R uguale R. ROI è che tu sia responsabile. Quanto e quanto a lungo tu lo sia, quanto e quanto a lungo, cioè, tu realizzi responsabilmente quello che io chiamo un crack, qualcosa che esplode, che cambia gli schemi con i quali noi, le aziende in genere, sono abituate a pensare. Un crack, cioè una strategia, un insieme di driver e decisioni strategiche all'insegna di crack, cioè K, crisi, Houston, siamo in crisi, la crisi nella quale noi oggi, ahimè, viviamo ormai da anni e che ci impone delle scelte e delle nuove consapevolezze, come quella di R, essere resilienti, l'arte resilienza di sopravvivere oltre la crisi, di vivere oltre quel momento di difficoltà, di crisi, rinascendo però a vita nuova, non semplicemente sopravvivendo, e imparando dunque di conseguenza necessariamente ad essere, guarda caso parole appena evocate poco fa, autentici, trasparenti, cristallini come l'acqua. Il brand, questo deve essere per il cliente, autentico, per tornare ad essere essere finalmente affidabile, cioè degno di fiducia. Eccomi, ci sono, io sono qui, puoi fidarti di me. Essere, cioè, amico del cliente. Un'azienda che, cioè, si metta in gioco per te, si faccia in quattro per te, a 360 gradi, come l'amico che ti viene a prendere in tangenziale alle 4 del mattino se ti si blocca la macchina. Affinché la tua awareness non sia, ecco, quella semplicemente quantitativa della popolarità in senso positivo o negativo, purché se ne parli, ma sia un'immagine tale per cui il cliente possa dire: ti amo, allora ti compro. E questo perché finalmente si possa raggiungere C, crack, le 5 C.
affinché cioè il brand possa finalmente comunicare, vale a dire trasmettere il proprio messaggio, la propria mission, coinvolgere in ciò il network, la propria rete di contatti per far passare la propria voce e far sì che il network se ne faccia portavoce a sua volta, e in ciò necessariamente curare, prendersi cura del suo contatto amico, del cliente amico, del suo prossimo. Anche, quarta C, diciamo così, in quella C che è la C del caring, del social caring, quindi dal punto di vista del social customer caring, in senso ancora più tecnico, di assistenza al cliente online. Perché scusate se mi permetto di dirlo assertivamente, ma alla fine quello che conta è la C numero 5, il cuore, questo bel cuore di cioccolato che a quest'ora, se qualcuno non ha pranzato, ci sta proprio bene o male a seconda. E comunque ecco il cuore, il fatto che il brand si spacchi in quattro per te, per sperare che il cliente faccia viceversa, naturalmente fidandosi e comprando di nuovo. Cuore, cioè lasciatemi dire amore, passione, dedizione, devozione, spirito di servizio, in una sorta di nuovo marketing che io amo definire, perdonatemi, del volontariato, che naturalmente non è un atto missionario per quanto bello, ma è un altruismo egoista, un egoismo altruista che comunque al centro ha sempre il cliente e il cuore con lui condiviso. Perché ora certo il cliente comprerà di nuovo in questa prospettiva, perché si fida e sa che quanto io vado a vendergli gli sarà davvero utile, gli sarà cioè useful, come dice Jay Baer, la utility, la utilità per te, che dicevamo poco prima. In un marketing tanto utile che la gente, cito, farà la fila alla tua porta, perché sa che appunto quanto gli vendo è utile, necessario per lui, è buono, good. Un altro cuore di cioccolato che do alla vostra, al vostro pasto virtuale, è buono come questo cuore. Questo è il senso della frase da cui siamo partiti, vuoi vendere, aiuta, sell, help. Andando dunque a un primo riepilogo, R uguale R uguale crack. ROI è dunque che tu sia responsabile, quanto e quanto a lungo tu lo sia, quanto e quanto a lungo tu sviluppi la strategia del crack, come l'abbiamo simpaticamente definita, secondo poi certe tattiche che non possiamo qui analizzare, che mi limito a denucleare, ma che casualmente sono a loro volta enucleabili. Giochiamo con l'alfabeto in 4 R: real time social caring, naturalmente sviluppato, però attenzione, in una anche in un, e forse soprattutto quando serve, in una ruvida ironia, perché non è che tra amici, parliamoci chiaro, si debba essere buonisti, anzi la battuta ci sta, anzi meglio se io ti faccio un po' divertire, no? Perché magari sei stanco, hai avuto una giornataccia e se io ci metto una battuta anche un po' apparentemente brusca, tu magari ti diverti pure e cioè, stai più volentieri con me, ci passi pure 5 minuti in più. E R, real time marketing, news jacking, conseguentemente anche il, in gergo tecnico si direbbe, cavalcare la notizia, rilanciandola, profilandola secondo il proprio brand, come dire, rivendendola così ai propri contatti. In realtà è come gli amici che si ritrovano a bersi il caffè al bar dello sport e parlano della partita, e la partita guarda caso è una notizia diciamo dell'ultima ora, che io guarda caso rilancio, passatemi il termine, al mio amico, profilandola sulla base del mio interesse. Che sia chiaro il concetto, anche se non ci possiamo soffermare, questo è il concetto del parlare, ecco, delle ultime notizie, rilanciandole in maniera, nell'ottica di un, lasciatemi dire, divertimento responsabile. Tutte tattiche che poi
hanno un loro sviluppo in a determinate regole che io riassumo con il termine Rule 80-20 di paretiana memoria, che naturalmente poi personalizzo un po' a modo mio, ma che ha comunque sempre come caratteristica questo aspetto del divertimento responsabile. Andando a concludere su questo, R dunque uguale R uguale 4R uguale crack. ROI è responsabilità, è che tu sia responsabile, che tu agisca mettendoci il cuore, essendo utile e così vendendo. Concetto dell'utilità, che non è così digeribile come sembra, come la storiella sembrerebbe mostrare. Sell, help, social care. E tutto questo, anche ammesso e non concesso che stia in piedi, diciamo, come si misura, appunto, per verificare che non sia solo una storia? Qui viene il dunque, perché le metriche di cui avremo bisogno sono delle metriche del cuore, di responsabilità, se questo è il fatto che ci porta al dollaro a fine mese, magari a fine anno e anche di qui ai prossimi 5 o 10. E come si misura il cuore? Sicuramente intanto dobbiamo fare chiarezza rispetto alle metriche tradizionali, che evidentemente non vanno più bene, dire 4 no e 4 sì. No alle classiche metriche quantitative basate su like, retweet, share, plus one e così via. No anche a quelle puramente qualitative, che pure sono migliori e che ci dicono di misurare il sentiment. Perché molto spesso anche proprio lato social customer caring, vedi l'esempio peraltro ottimo di Social Bakers, monitorano sì le conversazioni al meglio, ma soltanto quelle pubbliche, e quelle private dove vanno a finire? E noi sappiamo quanto proprio nell'ambito del privato si svolga l'attività di social customer caring di un'azienda, perché i dati privati del cliente come li gestisco? Mica in pubblico. E tutto questo chi me lo dà lo score? No a metriche basate sulla compravendita fan, e neanche aggiungo parole, no a metriche però basate anche sulla semplice social advertising, perché un fan acquisito non è necessariamente un fan ingaggiato. Sì invece a metriche che, in una parola, vadano nell'orizzonte dell'innovazione nella tradizione, vale a dire partano dalle metriche tradizionali, certamente non buttiamo il bambino con l'acqua sporca, ma con misura, aggiustando il tiro, selezionando, prendendo ciò che c'è di buono e non dimenticando che la cosa importante è guardare oltre. E allora cominciamo da vedere intanto che cosa possiamo tenere. Si parlava prima appunto del caso KLM, benissimo, soltanto un'indicazione al volo è il money saving, una metrica non da poco, il risparmio. Quanto KLM avrebbe speso per ottenere lo stesso risultato via advertising tradizionale? O quanto avrebbe speso attraverso call center? E lo sappiamo, per tutti i costi, ad esempio già soltanto in un operatore, appunto, in un call center tradizionale, delle chiamate in entrata e in uscita, delle risorse che si debbono mettere a disposizione. Però appunto dobbiamo guardare oltre, perché questo e molto altro che potremmo aggiungere comunque non ci basta. Non ci basta perché abbiamo a che fare con qualcosa, se è vero quanto detto finora, che un po' sfugge naturalmente al contatore, al misuratore, al metro in senso classico. È un po' come chiedersi, vedete, altri cioccolatini per voi, mi ami? Ma quanto mi ami? E come si misura l'amore quando qualcuno ha una risposta, se me lo dice gentilmente? Ci vuole una metrica, a mio avviso, buona, un po' buona, come questo pane appena sfornato, come il good di Seth Godin che abbiamo visto prima. Una metrica che sappia darsi, ecco, il tempo appunto di lievitare, di aspettare con pazienza, dormicchiando senza fretta, a lungo termine, che non guardi di qui all'oggi, ma guardi di qui a un anno, 5, 10. Ci vorrebbe
con una metafora, se me la consentite, una sorta di stetoscopio che sappia restituirci il coefficiente di questo cuore di cui noi parliamo, che sappia indicarci i battiti, la pressione, il polso, la febbre del nostro network, della nostra community. Una sorta di spie di onde radio, dei segnali di frequenza, dei segnali di fiducia che scorrono nel rapporto fra me e la community. I trust signals. Qui indichiamo un modello possibile, vale a dire, non avendo ovviamente già ai noi la risposta preconfezionata, un modello di valutazione e di misurazione che però ci è sembrato molto importante e utile non solo per vostra conoscenza, ma lo conoscerete sicuramente, da applicare al Social Customer Service oggi o ieri, come si suol dire in questi casi, ma che può essere importante per indicare la cifra del dove dobbiamo andare, anche più in generale. Cosa si intende per Net Promoter Score, NPS? Semplicemente un punteggio che equivale alla sottrazione della percentuale dei clienti promotori a quella dei clienti detrattori di un'azienda. Come si ottiene e cosa si intende per questo? Semplicemente l'azienda pone una domanda alla propria clientela, molto semplice. Quanto saresti disposto, quanto te la sentiresti di raccomandare, ovvero recommend all'inglese, di consigliare la nostra azienda, la nostra compagnia a colleghi e amici? Al centro, c'è il concetto di recommendation, all'inglese appunto di endorsement, di passaparola, di word of mouth marketing, che, questo da Socialnomics 2015, è non solo ancora, ma oggi più che mai, e lo sappiamo dalle ultime ricerche, il passaparola che conta di più, quasi della pubblicità, adesso sto dicendo in massima sintesi, quindi generalizzando, parlo proprio di studi usciti ieri e l'altro ieri, che è ancora e oggi più che mai di valore mondiale. Ecco, al centro del Net Promoter Score è proprio la voglia che il cliente ha di passare parola, di assumersi l'impegno, oserei dire, di spendere il suo nome per l'azienda, per consigliarla ad altri, di spread the word, di share the love, condividere l'amore, di condividere cioè il cuore, di condividere la responsabilità, di assumersi cioè lui la responsabilità di passare parola, condividendo la responsabilità in ciò del brand verso di lui, laddove questa naturalmente ci sia stata. Se cioè l'azienda sarà stata responsabile nei confronti del cliente, se ci avrà messo il cuore nel suo rapporto con lui, allora certo ce lo metterai anche tu, cliente, consigliando l'azienda a tutti. Non solo comprerai tu, ma farai comprare. Guarda caso il dollaro arriverà e con ciò arriverà anche il famoso ROI. Ecco perché, se mi permettete quest'ultima generalizzazione, l'NPS è a mio avviso modello di metrica in senso più ampio della responsabilità del cuore che noi cerchiamo, del social care, del social customer care, di questa utilità per te, che vuol dire utilità, a questo punto lo sappiamo nel doppio senso, per il cliente ma anche per l'azienda, che appunto vende, che fa vendere l'azienda. E questo vale anche in banca appunto, e quanto mai nel social customer service bancario, livello del mondo del banking, perché l'obiettivo sia, concludendo, diciamo così, far bene i soldi, far soldi bene, vendere aiutando e viceversa, fare i soldi facendo del bene, fare del bene facendo i soldi, fare l'utile, questa parola tanto usata, non più con l'utile, ma con l'utilità. E ancora, affinché non dimentichiate, a conclusione davvero ho finito,
per vostro uso e consumo, come dire, qualora mai dovesse servirvi e dovesse condividere e approvarla. Le top 10 rule del social care, questa una veloce, un veloce riepilogo in 10 punti da, come dire, passatemi la battuta, da stampare e mettere in ufficio, quelle cose take away, portate e mangiate, verrebbe voglia di dire, che possano essere utili nel momento del bisogno. 10 regole di come ci si deve comportare nella quotidianità e soprattutto nei casi di crisi. Spero chiare a questo punto. 1. Ascolta, poi, sottolineo poi, rispondi. 2. A tutti, tanto, velocemente, bene, ma proprio bene, cioè scordiamoci i risponditori automatici. 3. Comunica. 4. Coinvolgi. 5. Dunque, cura. 6. Care, del social caring in particolare, cioè del social customer caring. 7. Naturalmente, mettendoci il cuore. 8. Attenzione, diciamo un nuovo concetto, qui non stiamo parlando di buonismo, Social caring, mettiamoci il cuore, facciamo di tutto, ok, ma il porgere l'altra guancia, non dimentichiamo che va fatto sempre con attenzione e con discernimento. Devo sapere a chi la porgo, se la porgo a qualcuno che ha veramente bisogno di me o, tanto per essere chiari, al troll di turno, al disturbatore di turno che vuol solo aizzare risse, che vuol solo farmi perdere tempo e mi distrae dunque dallo spendere energie verso chi ne ha veramente bisogno. Dunque 8, appunto, dicevamo, social education, per ricordare a tutti, a se stessi in primis e agli altri, se ce ne fosse bisogno, che la mia libertà finisce dove inizia la tua e viceversa, che dunque ci sono dei limiti da non oltrepassare, oltre i quali, se si va, ricordiamo, si è parlato di social media policy, occorre ricordare non limitangere, non oltrepassiamo certi limiti. Dunque, molto banalmente, se incontriamo il troll, don't feed the troll, ignoralo, appunto non limitangere, non considerarlo, DFTT, don't feed the troll, non lasciare che questo vetto che voi vedete malefico contagi tutti gli altri, faccia del male a tutta la community, vanificando tutte le meravigliose azioni di social caring che posso aver fatto fino a quel momento. E infine, se davvero si va troppo oltre, 10ª e ultima regola, gridare stop web violence, che purtroppo sappiamo essere un problema che va molto oltre lo spazio, ovviamente a noi comunque è consentito, ma occorre evitare in qualunque modo di dare appunto qualsivoglia tipo di stimolo a violenze che dall'online facilmente diventano offline e poi finisce se no che quello vetto che noi abbiamo tanto cercato di salvare per cose magari anche più semplici finisce davvero gettato nell'acqua bollente. Vi ringrazio per la vostra attenzione.